Comunque ragazzi, stasera cucina hawaiana a Roma, ormai dal sushi alla Hawaii, un attimo ragazzi, certo. Sempre pesce comunque. E siamo in questo nuovo posto che si trova a Monti, si chiama Ami Poke. Qua che è il mega illuminato. In sì, quindi non si vede molto, vedrete tutto nelle foto e nel video dopo. Punto inaugurato aperto, da pochissimo, sì, ieri in pratica. E i nostri stomaci sono pronti. Dunque, con noi questa sera abbiamo due special guest. Ragazzi, sì, con le bacchette. Sto sperimentando. Sperimentazione sull'uso delle bacchette. Cosa state facendo? Ci ho studiato, Le bacchette old style. Dunque, queste sono le varie insalata. Sì, me li ha date poi con riso dopo, però. Auguri, caro. Grazie. Tartar di salmone e vi diremo com'è andata. A presto. A presto. A breve. Ciao. Dunque, qui ci sono... È andata a sfascio. No, se stavo a portare via i gocci. Sì, esatto. No, ha ristabilito il cestino. Attenzione, colpi di scena per buttare. Colpo di scena, stanno buttando. Questo potrebbe ribaltare il punteggio finale. Attenzione, no, hanno ristabilito il cestino. E niente, questa sera dai, è andata. Ci sono state anche, come vedete, delle presenze. Ringraziamo Filippo e Elena per... E niente, ci vediamo per recensione finale. I vostri mangiatori seriali sono la recensione finale. Ieri siamo stati a Ami Poke, che praticamente è un posticino carino che sta a Rione Monti. È Via della Madonna di Monti, è nuovissimo, siamo andati praticamente il giorno dopo l'inaugurazione, sì. Quindi diciamo voto un po' così, insomma, diciamo introduttivo. sì. E c'è cibo hawaiano. Che poi detto così sembra che dico cibo avariato, no? Invece sì, cibo hawaiano. Sì, allora. Dunque, partiamo a parlare della location. Iniziamo subito con la location, insomma, Via della Madonna di Monti, bellissimo, insomma, fuori, perché comunque bella location fuori. Dentro invece? Allora, dentro secondo noi poteva essere valorizzato di più, nel senso che, dato che si tratta di cibo hawaiano, ci aspettavamo di essere sommersi in un'atmosfera hawaiana e quindi di trovare più colore, non so, ghirlande di fiori, non esageriamo, però insomma a decorare il locale ci sono semplicemente due tavole da surf all'entrata del locale e di conseguenza il resto è un po' bianco e asettico. Sinceramente, allora, intanto il voto è 1,5. Sì, su 3. 1,5 su 3 della location. Bastava veramente poco per far salire di sì. Tanto il voto. Veramente sì. Qualche così, hai visto? Ghirlande dei fiori, classiche sì, della Hawaii, coroncine. Sì. Passiamo a parlare del servizio. Dunque, abbiamo sicuramente molto apprezzato la gentilezza dei ragazzi, il servizio è stato abbastanza veloce considerato il fatto che preparavano tutto lì sul momento. Sì, tutto a vista. Sì, è anche un punto in più perché ovviamente questo è indice di garanzia di igiene. Sì. Quindi per il servizio abbiamo assegnato un punteggio di 4 su 5 perché c'è stato un piccolo incidente di percorso, diciamolo così. Sì, che incidente di percorso che molto probabilmente è appunto dovuto al fatto che ha aperto da probabilmente. Pochissimo. Probabilmente. È che non avevano molta disposizione, diciamo, di resto, nel senso sì. Che mancavano monete e questa cosa, diciamo che se si dovesse ripetere, ragazzi, no, non va bene, Quindi mi raccomando. Sì, perché però si era creata un po' di fila. Anche qua, se non ci fosse stato questo intoppo, almeno un, sì. Altro, almeno un altro mezzo punto in più c'era. Quindi, sì, sicuramente. Quindi, però insomma, di base il servizio era tutto alla grande. Passiamo a qualità prezzo. Allora, cibo hawaiano, quindi
particolare, tutto a base di pesce praticamente. Più o meno di base anche... c'era riso, pesce, frutta esotica che può essere, sì, che so, avocado, ananas. E l'avocado era particolarmente buono. L'avocado era particolarmente buono, il pesce era molto buono, il riso era cotto bene. Il tutto, ovviamente, le cose più diciamo caratteristiche sono le bowl, quindi queste ciotoline, sì, di plastica, si possono scegliere sia taglia regular, quindi normale, che grande. E all'interno, insomma, c'è diverso tipo di condimento a base di riso, poi si poteva scegliere se mettere il salmone, tonno, sì, avocado, quello che volevate, esatto, comunque quello che si e voleva. Poi c'erano anche una serie di antipastini, tipo io ho preso degli spiedini di salmone ad ananas, dei toast con avocado che hanno preso Filippo e Elena, che salutiamo, sì, che hanno partecipato, esatto, con noi alla serata. Ciao Reghi. E comunque tutto abbastanza buono. E io ho preso una tartare di salmone su un letto di avocado che, vi devo dire la verità, mi aspettavo che ci fosse un picco di sapore in più, non so, qualcosa che era un po' uniforme, non lo so, però l'avocado era molto buono e il salmone anche. Allora, prezzi diciamo relativamente elevati per quello che per la tipologia di locale, sì, perché comunque, allora, diciamo che l'ambiente ha influito parecchio, perché dico la verità, se ci fossimo sentiti immersi nell'atmosfera vaiana, probabilmente sarebbe valso qualcosa di più. Il vero, esatto, perché comunque il cibo è buono. I prezzi sono adeguati più ad una tipologia, diciamo, di piatto da ristorante più che da locale come quello che vuole essere, cioè più tipologia fast food, diciamo. Vabbè, in ogni caso comunque il voto, il di voto tutto rispetto, del, perché... di qualità prezzo è 4.5 su 7, che comunque non è poco. No, per un punteggio complessivo di 10 su 15. Esatto, se può sembrare un voto medio, insomma. No, invece è ottimo, perché ci sono ottimi margini di miglioramento. Basta poco per andare sopra. Perché la prima domanda che uno si fa per un locale è: ci tornerei in quel posto? Noi abbiamo risposto sì, noi ci torneremmo. Di base ci torneremmo, però con degli accorgimenti in più sicuramente. Quindi fateci trovare, no, qualche coroncina di fiori. Un po' più ragazzi. Però insomma, distinguetevi, perché stiamo notando che molti locali stanno diventando anonimi e poco caratterizzati. Alle persone non piace mangiare in una sala d'ospedale o dal dentista, ma in un locale accogliente, caldo. Accogliente, sì. Quindi ragazzi, basta poco, perché l'idea è fighissima. Sì, molto carino. I piatti sono presentati comunque carini, no? No, in bene. Cioè, bello, però manca quel tocco in più per andare a livello top. Sì. E niente, questa recensione termina qui. Noi vi salutiamo, seguiteci sui nostri social, commentate, diteci voi che cosa ne pensate. Mettete like ovunque e ci vediamo alla prossima recensione. TripAdvisor è vicino comunque, ormai stiamo, li abbiamo quasi presi.